quel Max 4T praticamente in una zona diversa. Ovviamente abbiamo modificato l'home point rispetto alla, insomma, dove si trova il pilota. E quindi testiamo il cambio dell'home point. Allora, nel frattempo, ecco, siamo qui, giusto per farvi vedere le capabilities dello zoom ottico. E da paura, possiamo testare, verificare anche la distanza con il laser range. Siamo a 300 metri. Questo punto, abilitando la I, possiamo vedere le macchine che vengono, le auto che, ecco, che vengono riconosciute anche. Quindi è tanta roba lo zoom ottico misto digitale da 160x. Allora, triggeriamo l'RTH, vediamo quello che succede. Telecamera infrarosso, quindi sta tornando esattamente al punto alternativo designato, ecco. Qui abbiamo una visione insieme, quindi la mappa. Ecco, adesso dovrebbe scendere. Facciamo, mettiamo una dirale. Ecco, dovrebbe essere al centro. Ora noi ci avviciniamo perché rischiamo di perdere il segnale. C'è un dislivello importante, ci sono ovviamente tutti questi ostacoli, rampe, palazzi. Quindi il drone è atterrato dietro quel palazzo lì. Ok? Dietro il palazzo dell'arco. Allora, partiamo da questo nuovo home point. Armiamo. Batteria del radiocomando 34%, 70% drone. Allora, sul quadrante della termocamera abbiamo abilitato la region. Quindi lui intercetta i punti. Diciamo il punto più caldo e il punto più freddo, qui comunque possiamo espandere sempre real time. Vediamo Francesco, come vedete in alto il minimo, quindi 13 gradi e poi 33 gradi. Va bene, lasciamo la visualizzazione quella su tre quadranti, quindi visibile con zoom. Testiamo la funzionalità di zoom e di intercettazione con tecniche di intelligenza artificiale. Allora, ci allontaniamo, possiamo abilitare il ranging e la I. Allora, come vedete intercetta ovviamente tutte le auto, qui siamo, ci siamo noi. Distacchiamoci un po', ecco, giustamente. Quindi direi che l'intelligenza artificiale, le reti deep learning funzionano davvero molto bene. Allora, proviamo a scansionare, quindi qui abbiamo 259 metri. Fermati Francesco, fermati là. Ok, ottimo. Quindi sono circa 259 metri, vediamo se il raggio laser colpisce Francesco. Fermati là. Ok, 261 metri. Vabbè, quali sono quindi le coordinate di Francesco? Ok. Qui stiamo adesso, sto sperando, ecco, 160x, ovviamente, misto ottico-digitale. Proviamo a intercettare un'auto, ecco, come vedi. Proviamo a intercettare la mia auto, che si trova da quest'altra parte. Batteria 56%, ce la dobbiamo fare. Quella è la mia auto, sì. Eccola lì. E siamo ad una distanza comunque di 156 metri. Dovremmo poter leggere la targa. Ok, e questa è la targa della Droni Pro Car. Ottimo. Abbiamo comunque intercettato una persona, eccola qui che sta a piedi.
viene già riconosciuta, quindi direi che il tracking AI funziona benissimo. Possiamo tornare a casa. Noi siamo a questo punto distanti circa 270 metri. Vediamo lo zoom. Comunque è impressionante. Va bene, direi di farlo atterrare. Come vedete, le auto anche a distanza. Ecco il camion, ecco questa è la differenza auto e camion. Eccolo il tracking del camion. 1 chilometro circa. Tanta roba. Tanta roba. Va bene, proveremo venerdì, nuovo firmware, tutte altre funzionalità del tracking. Ecco le persone riconosciute a oltre 1 chilometro di distanza. È impressionante.